Ciao ragazzi, eccoci qua. Buona domenica 16 gennaio 2022. Come state? Tutto bene? Com'è andata la vostra vita post esultanza polemica di Dybala? Oggi siamo qui per affrontare le pagelle di Juventus-Udinese 2-0. Una vittoria importante per la Juve. Se vogliamo, non convincente, ma questo lo diciamo senza particolari problemi. Ma affronteremo anche il discorso in questo stesso video. E avevo la volontà di portarvi anche l'analisi tattica di questa partita per capire due o tre cose particolari che mi hanno colpito. Se siete interessati all'analisi tattica, fatemelo sapere. Se arriviamo, che ne so, a 2000 like nel minor tempo possibile, provo a portarvela già per questa sera. Mi metto al lavoro nonostante abbia un po' di mal di testa, probabilmente dovuto alla terza dose che ho fatto ieri. Allora, ragazzi, c'è OneFootball da scaricare qui sotto in descrizione il link per avere l'applicazione sul vostro cellulare. C'è una novità, tra l'altro, non più solo passare in descrizione, ma potrete inquadrare il QR code che vedrete ora a schermo per andare a leggere anche le ricostruzioni inerenti al caso Dybala. Io ieri ho fatto il video post partita, ho sparato la mia illazione, non sembra tanto distante dalla realtà, però ci sono tanti altri campanelli, tante altre voci, tante altre sirene da ascoltare e soprattutto capire se in questo mercato invernale qualcosa si potrà fare oppure no. Vi aspetto su OneFootball, link in descrizione o QR code. Parto da Allegri. Per me, Allegri ieri deve prendersi il suo 6 e mezzo, se lo porta a casa perché la partita è stata preparata in un certo modo, è stata fatta in un certo modo, è stata una partita dove la Juventus non ha praticamente mai rischiato niente di concreto. È vero che guardando le statistiche qualcuno potrà dirmi, sì, però l'Udinese ha fatto 16 tiri. Sì, ho capito, ma non si è mai veramente resa pericolosa, praticamente mai, perché non mi vengono in mente pericoli dell'Udinese dopo essermi anche riguardato degli spezzoni importanti. Non ho in mente nessuna volta che l'Udinese poteva rendersi pericolosa. L'unico, davvero, se vogliamo considerarlo pericolo, magari su un errore di Rugani all'88esimo, ma poi non si è concretizzato in niente, è il rigore che probabilmente potevano fischiare sul fallo che ha fatto Bernardeschi, non mi ricordo nemmeno, su Soppi, mi pare, tirandolo per i capelli. Marelli poi l'ha spiegato ieri sera al VAR, ha detto che non è un episodio da calcio di rigore e che quindi l'arbitro doveva vederlo in diretta. Quindi quello è un neo, se vogliamo, sulla prestazione della Juventus, ma ovviamente non può essere Allegri il colpevole di questa cosa perché non avrà detto lui a Bernardeschi tira i capelli a Soppi. Se proprio vogliamo, io su Allegri ho una roba da dire. Non mi è piaciuto verso la fine della partita che sul 2-0 per la Juve, con l'Udinese completamente morta, invitasse alla calma la circolazione del pallone piuttosto che andare a cercare un eventuale 3-0 che secondo me ieri sera poteva pure arrivare. Segno che, vabbè, a parte il fatto che Allegri ha sempre avuto un occhio di riguardo per salvaguardare il risultato, questo storicamente, ma credo che non si fidi ancora al 100% della sua Juventus, l'ho detto ieri sera nel post partita, poi Allegri nella conferenza stampa dopo Juventus-Udinese qualcosina ha confermato, quindi ancora non è convinto, non è convinto che questa squadra possa rimanere in partita, forse anche ricordandosi che all'andata 2-0 sull'Udinese si è trasformato in un 2-2, quindi questa è una roba che, vabbè, però è una sfumatura personale, una nota soggettiva, non mi ha fatto impazzire. Invece mi rivolgo a chi ancora mi viene a dire: sì, però siamo stati brutti. E io vi chiedo: ma quanti altri anni di Allegri sulla panchina della Juve serviranno? Quante altre panchine di Allegri serviranno? Che ieri ne ha festeggiato 300 per capire che Allegri non gliene frega niente di questa cosa. Niente gli interessa di quanto siamo belli da vedere, nulla. Davvero state pensando che dopo 300 panchine di Allegri alla Juventus, dopo 5 stagioni e mezzo, lui vada in campo al training center a dire: ragazzi, ora prepariamo la partita per fare una partita bella? Non lo farà mai, non lo dirà mai. Quindi anima in pace sotto questo punto di vista, rassegnatevi, che anche questa è una nota, una sfumatura personale, un qualcosa di soggettivo. Capisco che a voi piaccia un altro calcio, ma questo non implica il fatto che Allegri debba essere esonerato o cambiato perché per vostro gusto personale questa cosa non avviene. Sono due cose diverse, distinte, differenti. Poi che la Juve in questo momento non stia viaggiando ad alti livelli, beh, questo invece è sotto gli occhi di tutti, lo confermiamo tutti, penso che pure lo stesso Allegri non sia contento di questo, ma Allegri non andrà mai a preparare la partita dicendo: oggi facciamo una bella prestazione a giocare bene. Cioè, a maggior ragione in una Juventus così malata è difficile aspettarsi una prestazione veramente convincente.
non le abbiamo fatte fino adesso. Poi magari verrà, ci sarà una partita sporadica, due partite sporadiche in campionato che affronteremo in un certo modo, verrà fuori magari anche pur la goleada che fino a questo momento ci è mancato. Può succedere, come è successo con la Roma, vabbè, però lì è stato un caso particolare. Può accadere, ma di principio la partita viene preparata tutto in un altro modo. E ragazzi, io penso che ormai sia, cioè, non ci sia nemmeno bisogno di ribadirlo. E invece a quanto pare sì, perché maggior parte dei commenti sono stati inerenti a quanto è stata brutta la partita. Anche per me è stata brutta, ma non sotto il profilo estetico, sotto più che altro il profilo della creazione delle occasioni da gol. Perché anch'io ieri sera ho detto che non è stata una vittoria convincente, l'ho detto anche all'inizio di questo stesso video, ma semplicemente perché andare a creare, mi vengono in mente, tre e mezzo occasioni da gol pulite importanti all'interno di una partita, che poi magari analizzeremo anche nell'analisi tattica se verrà pubblicata, contro questa Udinese in casa è un po' poco. E questo lo dico proprio tranquillamente, ma anche questa è una sfumatura personale, perché il mio modo di intendere il calcio, come il modo di intendere il calcio di Allegri, è quello lì. E quindi è inutile che ci giriamo intorno tutte le volte e facciamo questi discorsi. Sei a mezzo d'Allegri perché comunque la partita è stata efficace, nel senso che abbiamo vinta senza mai ottenere grossi rischi da parte dell'Udinese. Sotto il profilo delle occasioni da gol create, siamo ancora un po' carenti. Inizio a pensare che sia un problema quasi irrisolvibile per questa Juve, ma vediamo. Szczęsny, allora, tra l'altro qua nelle pagelle vedo ora che non c'è nemmeno il voto, però sì, in realtà potrebbe essere senza voto, ma gli si dà 6 politico, proprio perché dall'altra parte gli altri non hanno creato quasi mai pericoli. Mi ricordo un paio di tiri in porta dell'Udinese da fuori area, uno di Beto in particolare, non mi ricordo tiri dell'Udinese in porta da dentro l'area di rigore, quindi Szczęsny 6, che a differenza dell'andata fa un ottimo lavoro. Una battutina per te, che sicuramente aveva ancora in testa il discorso del 2-2 dell'andata. De Ligt, 6 e mezzo, francamente non rischia niente, fa un fallo di mano in area, sì, però questa volta è nell'area degli avversari, quindi è soltanto fallo in attacco, ma non calcio di rigore. Solito giocatore dominante, solito giocatore imponente, solito giocatore che fa una bellissima partita, quindi 6 e mezzo. Invece 6 a Rugani, che non ha fatto nemmeno una brutta partita, anzi volevo dargli 6 e mezzo, gli tolgo qualcosina per quella sbavatura finale, dove all'88esimo perde quel pallone, mi pare fosse l'88esimo o 78esimo, ora non mi ricordo, dove perde quel pallone in una maniera incredibile e dove abbiamo rischiato, quella è stata forse l'azione più pericolosa dell'Udinese, gliel'abbiamo regalata noi, e quindi un mezzo voto in meno, concedetemi, glielo tolgo, perché a differenza di De Ligt, non ha fatto sbavature, Rugani qualcosina ha rischiato, e quindi 6. 6 anche a Cuadrado, solita partita di spinta, solita prestazione alla Cuadrado da terzino, niente di eccezionale ieri da sottolineare, i piazzati sono tutti suoi, c'è un tiro in porta da, non mi ricordo se è una punizione, un calcio d'angolo, una punizione dovrebbe essere sulla tre quarti spostata, niente di esaltante, infatti si becca il 6, che il voto di sufficienza, voto che non sporca le medie, che fa rimanere tutto in perfetto equilibrio come tutto dovrebbe essere. E invece 5 a Pellegrini, perché Pellegrini ieri sera non mi è piaciuto per niente, ma ci sta, nel senso che era tanto che non giocava Pellegrini, era un sacco che non giocava, tornava da un'influenza, non era ancora al 100%, però per buttare nella mischia dei ragazzi e formare i nuovi titolari della Juventus, ci sono anche queste prestazioni qua. Credo che ieri sera sia stata la prima prestazione d'inizio anno in cui Pellegrini non mi ha convinto. Perché poi qualche insufficienza l'aveva presa, ma erano più che altro dei 6 meno. Quindi non, niente di sbagliatissimo. Ieri sera un po' ballerino, c'è da dirlo. Allegri penso che abbia fatto bene a sostituirlo. E tra l'altro dalla sua sostituzione nasce il gol del 2-0, perché De Sciglio entra e ancora una volta si dimostra giocatore tecnicamente ineccepibile, di destro e di sinistro, giocatore, è la riserva perfetta secondo me De Sciglio è la definizione di riserva perfetta, ma lo dico da anni, se vi andate a vedere i video anche dell'ultimo anno di Allegri prima dell'arrivo di Sarri, ho sempre detto, ragazzi, De Sciglio, cioè avercelo una riserva come De Sciglio è la riserva perfetta, poi davanti deve esserci uno più forte di De Sciglio, però De Sciglio non gli puoi dire niente. Zitto sempre, umilissimo. Quando entra poi fa anche il suo, perché prestazione sbagliata da De Sciglio, viene in mente la Supercoppa dell'altra sera su quell'errore su Dzeko che causa il calcio di rigore, però capisco che contro l'Inter De Sciglio possa sbagliarmi la partita
essendo riserva, cosa gli vuoi dire? Te la risolve, 6,5, terzo assist mi pare in questa stagione, quindi stiamo parlando di numeri importanti già per un giocatore che non è titolare, sempre, che forse in realtà con questi livelli potrebbe pure esserlo. Poi c'è Arthur 6, perché Arthur non ha fatto una brutta partita, secondo me, anzi il gol dell'1-0 nasce proprio da una sua verticalizzazione, una delle poche verticalizzazioni non solo di Arthur ma della Juventus dell'ultimo periodo, e quindi l'azione è stata bella perché palla Arthur verticale per Ken, che fa la sponda di prima per Dybala, che vince il rimpallo, certo fortunato, ma poi è freddo nel cuore dell'area di rigore, quindi l'azione è costruita bene, in verticale, per vie centrali, cosa che facciamo di rado, e questo è un piccolo spoiler per analisi tattica. Non ho niente da dire ad Arthur, se non ha rischiato l'espulsione, infatti poi è stato sostituito da Allegri soltanto per quello, per un discorso di gestione, che rischia pure Locatelli, perché Locatelli era diffidato, c'è il Milan la prossima settimana, quindi abbiamo rischiato, però per fortuna è andato tutto bene, Locatelli entra tranquillo, pulito, solita gestione del pallone in un certo modo, ieri sera non troppo arrembante proprio per il discorso dell'attenzione a non prendere il giallo, però ieri sera l'Udinese è stata veramente troppo a poca roba, e non c'è stata bisogno di chissà quale prestazione della Juventus, si è giocato ai minimi, si è giocata una partita intensa, però si è giocato ai minimi, e quindi la Juve non aveva bisogno di strafare o fare chissà che cosa per vincere una partita contro un Udinese che veramente ha lasciato poco, niente probabilmente. Poi c'è Bentancur. Allora, su Bentancur io non sono d'accordo con tante cose che ho letto, perché secondo me Bentancur ha fatto una bella gara, secondo me Bentancur è da 6,5. E qualcuno mi ha detto, sì però ha soltanto recuperato dei palloni e nulla più. È vero, però è proprio lì. Stiamo parlando di Rodrigo Bentancur, giocatore che è alla Juventus da ormai 4-5 stagioni, e come per Allegri dovremmo aver imparato che Allegri è quello lì, dovremmo aver imparato che Bentancur è quello lì, ma nessuno dei due in maniera negativa. Però Bentancur è un giocatore di interdizione. Come Allegri non arriva al centro sportivo a dire oggi preparare la partita per essere belli, a Bentancur non viene chiesto di fare la partita per cercare il gol. Bentancur non viene fatto la partita per chiedere di impostare, oddio, meno male, perché abbiamo visto i risultati dell'anno scorso di Bentancur regista e me li sogno ancora questa notte. Tutte le notti mi sveglio, mi guardo la notte urlando. Quindi io da Bentancur pretendo che mi faccia questo, che mi faccia queste partite grintose, per citare Adani, la garra charrua. Io mi aspetto la garra charrua da Bentancur. Non gli posso chiedere chissà che cos'altro. È il passaggio semplice, perché Bentancur è stato uno dei giocatori che ieri sera ha passato più palloni a centrocampo, il centrocampista che ha toccato più palloni, che ha fatto più passaggi più che ha toccato più palloni, ha fatto più passaggi. Per forza, li fa a un metro, li fa vicini, comodi, ma questo lo deve fare Bentancur. È un giocatore che non deve usare. È quello che dicevo prima per De Sciglio. Per me Bentancur è una riserva, ed è un'umilissima riserva. E da riserva ci sta, è un problema quando Bentancur diventa un titolare della Juve. Ma se devo scegliere tra un Rabiot e un Bentancur, oggi scelgo tutta la vita un Bentancur, che per quanto abbia dei limiti in più, perché Rabiot ha delle caratteristiche fisiche incredibili, aeree incredibili, una volta ogni 5 tira anche bene, perché c'è anche un bel calcio quando vuole, quando la becca bene, quando, ma sono tutte condizioni, io mi prendo Bentancur. E che si vive, che a livello di impegno non c'è paragone tra i due, se poi consideriamo che uno guadagna meno di 2 milioni e l'altro 7, addirittura oltre a un paio di anni di differenza a vantaggio di Bentancur, io se devo scegliere uno dei due tengo Bentancur, ma ovvio deve essere una riserva. E quindi secondo me buona gara di Bentancur ieri sera, 6,5 nel primo tempo, molto bene, secondo tempo si spegne leggermente, però Bentancur, ragazzi, se penso alla partita che ha fatto contro la Roma e la partita che ha fatto contro l'Udinese, sembravano due calciatori diversi, eh? Se penso alla partita che ha fatto con l'Empoli e la partita che ha fatto con l'Udinese, due calciatori diversi, eh? Quindi poi l'Udinese gli porta bene, all'andata fece anche l'assist per il gol di Dybala, fece anche il suo primo gol con la maglia della Juve proprio nel primo anno di Ronaldo, quindi forse dovrebbe giocare sempre contro l'Udinese, non lo so. Poi c'è McKenny, che io l'ho detto ieri sera, per me McKenny diventa un insostituibile, indispensabile nello schieramento tattico di questa Juve, perché è l'unico giocatore che si muove senza palla, è l'unico giocatore che si muove tra le linee, è l'unico giocatore che si butta dentro, è l'unico giocatore che riempie sempre l'area di rigore, è l'unico giocatore che gioca anche con i compagni sugli inserimenti. C'è stata un'azione 1-2 con Dybala che è perfetta, perché McKenny fa quello che deve fare e sa giocare pure spalla alla porta. McKenny sul gol del 2-0 è abile ancora una volta a inserirsi e a colpire di testa, giocatore fortissimo di testa nel gioco aereo, uno dei pochi di questa Juve,
E Allegri lo sta sfruttando come sfruttava Mandzukic, il giocatore sulle uscite, il giocatore che si va a prendere i rinvii. Ne abbiamo visto da fare uno anche Szczęsny ieri sera, che poteva metterla dappertutto, invece guarda caso la mette larga a sinistra su McKennie, che la mette giù, perché McKennie serve in questa Juve, è indispensabile in questa Juve. Se ci aggiungiamo il secondo gol in una settimana, è già, mi pare, a quota 4 in questa stagione, 4 o 5, comunque già un buon bottino. Abbiamo bisogno di McKennie, che si prende 7, perché ha fatto una bellissima partita secondo me anche ieri sera. Poi abbiamo Kulusevski, sostituito nell'intervallo al pari di Arthur, non una gran partita di Kulusevski, questo bisogna dirlo con grande chiarezza, male, però ci sta, nel senso anche qua, io Kulusevski, ormai di Kulusevski sto iniziando ad avere una certa idea, dopo un anno e più di mezzo che lo vedo giocare alla Juve, mi pare di capire che non è un giocatore pronto a essere il titolare della Juve. Lo diventerà? Non lo so. Io non so nemmeno quanto più la Juve lo aspetterà. Su Kulusevski c'era da fare un ragionamento. Da quando si fa male Chiesa, Allegri lo butta dentro al posto di Chiesa. Lo ripropone titolare con l'Inter, lo ripropone titolare con l'Udinese. Quindi post infortunio di Chiesa, è McKennie che va a prendere quel ruolo lì. Che va a fare quel ruolo lì, va a coprire quel buco lì. Però tra Chiesa e McKennie, ragazzi, c'è una differenza che... Tra Chiesa e Kulusevski, scusate, c'è una differenza che è abissale, è incredibile, è enorme. Non sembra nemmeno che facciano lo stesso sport. Ma è proprio un discorso anche solo di pulizia tecnica. Kulu ti sbaglia sempre al primo stop. Ti sbaglia anche dei passaggi. Non è lucido. È molto scoordinato. Ad oggi mi sembra francamente difficile immaginare un futuro di Kulusevski come titolare della Juve. Poi c'ha delle partite che le fa buone, sì certo, però il livello medio di Kulusevski non mi sembra così alto al momento, stiamo sempre parlando al momento. Quindi secondo me è giusto che si becchi il 5 e Bernardeschi, che entra al suo posto, fa una partita molto più ordinata, molto più quadrata, molto più diligente, una partita da 6, non una partita incredibile, non è il Bernardeschi che prova a riprendersi in mano la Juve come aveva fatto quando mancavano tutti. Perché ieri sera il fulcro del gioco era Paulo Dybala e Bernardeschi si è limitato ad assecondare Dybala, ha provato anche a dialogare con Dybala. Io me lo ricordo col Bologna, per dire, quelle partite lì, quel filotto di partite lì, Bernardeschi andava a prendere la palla anche centralmente, andava a smistarla perché mancava un giocatore di quel tipo, non c'era Dybala, non c'era Chiesa, mancava un giocatore che si prendesse in mano la Juve e lo faceva lui. Bernardeschi c'ha l'umiltà di capire che quando giocano gli altri, lui è una seconda linea, come abbiamo detto per Bentancur, come abbiamo detto per Rugani, come abbiamo detto per De Sciglio. Bernardeschi è un giocatore che alla Juventus ci sta, deve essere una riserva però. È ovvio che poi tutti devono abbassarsi gli ingaggi, perché stiamo parlando di riserve con ingaggi molto alti, infatti tanti sono in scadenza, vedremo quest'estate cosa accadrà. Il punto è che quando Bentancur, Bernardeschi, Rugani e De Sciglio diventano titolari, alcuni anche per necessità e per rendimento, per meritocrazia, capisci che il livello della Juve poi si sta abbassando. Però che ieri sera Bernardeschi ha fatto la sua partita da sé, ha fatto il suo secondo tempo ordinato, preciso, corretto, poi ha rischiato con quel rigore che dicevamo prima che non hanno fischiato, ha rischiato molto, però il voto è 6 e secondo me il confronto ad oggi tra Bernardeschi e Kulusevski è abbastanza impietoso, perché Berna ha fatto vedere in questa stagione di meritare probabilmente più di Kulusevski. Poi è ovvio che stiamo parlando di un 94 contro un 2000, di un giocatore in scadenza contro un giocatore che ha pagato 40 milioni. Ed è giusto insistere su Kulusevski, è giustissimo, perché sennò rischi di perderlo. Come è giusto insistere su Moise Kean, perché siamo sempre lì. 40 milioni per Kulusevski probabilmente non erano da spendere, come non erano da spendere i 40 milioni per Kean. Poi parliamo ad oggi, 2022, inizio 2022. Magari tra un anno sono i due trascinatori della Juve. Ad oggi non sembrano giocatori idonei per trascinare la Juve. Ed è quello che dicevo ieri sera, se abbiamo perso Ronaldo, Chiesa ci ha crociato, Morata probabilmente va via, iniziamo a perdere anche Dybala, l'attacco del prossimo anno cos'è? Bernardeschi, Kean, Kulusevski, stiamo a rinnovare Paolo Dybala. Però anche ieri Kean, che merita di giocare, merita di avere delle chance proprio per quello che dicevamo prima, perché è un giocatore che hai pagato, un giocatore giovane, non puoi averlo già bocciato. Però si vede che è ancora lontano, secondo me, Moise Kean dall'essere un attaccante che può essere il titolare della Juve. È lontano, ma deve passare da serata come questa, come deve passarci Pellegrini facendo errori. Poi il gol del 1-0 nasce da una sua sponda, spalla alla porta, una cosa che vediamo veramente di rado da parte degli attaccanti della Juve
e che con un Dybala del genere diventa efficace, perché Paolo Dybala è abile a catalizzare i palloni che arrivano, i secondi palloni che passano dai piedi dell'attaccante che arriva a spalle alla porta, e quindi lì è stato bravo. Però per tutto il resto della partita mi è sembrato un Ken abbastanza invisibile, e senza quell'assist a Dybala probabilmente sarebbe stato la 5, con quell'assist aumentiamo leggermente, come per Rugani prima quella sbavatura aveva tolto mezzo voto, andiamo a 5,5, però si vede che siamo ancora distanti, siamo ancora lontani. E invece c'è Morata che entra, non ha fatto la chissà quale partita, Alvaro, è entrato tranquillo al posto di Moise, staffetta, partita tranquilla, normale, si becca il 6 da subentrante, però si vede che c'è una differenza tecnica incredibile tra i due, cioè c'è proprio uno sproposito tecnico allucinante. Però anche qui, come Bernardeschi e Kulusevski, Morata è il 92, Ken è un 2000, significa che Ken ha 8 anni per arrivare almeno dove è arrivato Dybala e Morata, e sperando che possa superare il picco. Ci riuscirà o non ci riuscirà? Non lo so. Io non sono uno scout, io non riesco a prevedere i picchi di crescita dei calciatori. Ci sono dei calciatori che a un'età minore sembrano già prontissimi, ed è questo il discorso di lavorare con i giovani, e altri no. Cioè, se penso che De Ligt e Pellegrini alla stessa età, confronto è impietoso. Se penso che De Ligt, Kane e Kulusevski hanno un anno di differenza, di cosa stiamo parlando? De Ligt è un fenomeno. De Ligt era pronto per essere titolare a 17 anni. Kane e Kulusevski non sono pronti per essere titolari neanche a 22. Lo diventeranno? Non lo so, me lo auguro, con gli investimenti che ha fatto la Juve. Bisogna incrociare le dita perché diventa un problema. E invece poi c'è Paolo Dybala, che semplicemente si becca 7 in pagella. L'esultanza. Lui, ragazzi, lui l'ha detto nel post partita. Cercavo un amico, non lo vedevo, non lo trovavo. Gli rideva anche il culo mentre lo diceva questa cosa qua. Sappiamo non essere vera questa roba. Romeo ha fatto una ricostruzione questa mattina che sono contento essere quanto più vicino possibile a quella che avevo fatto ieri sera io, ma a livello di illazione. Mi sono buttato e ho detto, oh, ragazzi, secondo me è andata così, così, così. Era andata così, così, così. E quindi aspettiamo aggiornamenti. Io lo dico ancora, è la terza volta che lo dico. Io non ci credo Dybala che va all'Inter. Datemi del romantico, datemi dello stupido, datemi dell'ingenuo. Io in questo momento non ci credo. Non ci credo. Poi se mi dite, ma Dybala rimane al 100%, ecco, io qua non mi sbilancio. Chi è informato dice che c'è già l'accordo tra la Juve e Dybala, che poi magari ora Dybala si è arrabbiato e ce l'ha dimostrato ieri sera. Mi pare palese e non lo sappiamo, però non sappiamo come è andata effettivamente perché non eravamo presenti durante la trattativa. Però io dico, se la Juventus inizia a mettere in discussione, questa Juventus inizia a mettere in discussione anche Dybala, cioè è un po' come la Juventus, non mi ricordo di Del Neri, probabilmente quella del settimo posto, che magari mi mette in discussione Quagliarella, che era l'unico giocatore che stava segnando con regolarità prima dell'infortunio del 6 gennaio. E come mi fai a mettere in discussione Quagliarella in quella Juve? Come mi fai a mettere in discussione Dybala in questa Juve? Dybala, ragazzi, stiamo parlando di un giocatore che è tipo quinto nella classifica all time di marcatori della Juve. Cioè, ha segnato più di 100 e rotti gol con la maglia della Juve. Cioè, non stiamo parlando di, con tutto rispetto a Mauri, cioè, non stiamo parlando con tutto rispetto di Iaquinta. Stiamo parlando di un giocatore importante per la Juve e che in questo momento è uno dei pochi giocatori con le qualità tecniche tali per esaltare tanta mediocrità che stiamo osservando. Perché quando la gente mi dice sì, vendiamo Dybala e puntiamo su Kulusevski, puntiamo su Caio, puntiamo su Sule, ragazzi, è il discorso che abbiamo fatto prima. Cioè, non bisogna mica guardare il numerino, eh. Non è il discorso di guardare il numerino dell'età. È il discorso di guardare i giocatori se sono pronti per essere titolari. Perché quando quest'estate diamo via Ronaldo e prendiamo Ken, io mi ricordo che c'era della gente che esultava, abbiamo dato via quello vecchio e abbiamo preso quello giovane. Non mi sembra che funzioni proprio così il mondo del calcio. Non mi sembra che sia Ken numerino basso, Ronaldo numerino alto, allora vendo Ronaldo così Ken. Il mondo del calcio vero non è mica questo, eh. Ci sono dei giovani che esplodono e dei giovani che no, che si perdono. Ed è qua che una società brava, come in questo momento non è la Juventus, ad andare a prendere dei talenti, va a prendere solo quelli che secondo loro esplodono. E nelle squadre ci vuole un mix tra giocatori pronti, tra giocatori più esperti, diciamo Allegri, tra giocatori più esperti e meno esperti. Quindi ben venga
il rinnovo di Paolo Dybala, ben venga, perché in questo momento, tra tutti gli attaccanti, escluso Chiesa che è infortunato, è quello che mi dà più garanzie, di tutti gli attaccanti, a prescindere dall'età. E anche ieri faceva girare la Juventus, perché la Juventus poi arriva a un punto in cui una squadra talmente tanto quadrata e talmente tanto solida e rigida che perde fantasia, e quella fantasia passa dai piedi delle giocate di Paolo Dybala, che si becca 7 in pagella e sblocca pure la partita. E queste erano le pagelle, ragazzi. Fatemi sapere se volete l'analisi tattica, se vedo che il numero dei mi piace inizia a essere interessante in breve tempo, magari dopo pranzo mi metto qua e provo a registrare qualcosa, sperando che non aumenti questo mal di testa che ho in questo momento. Un abbraccio, grazie, buona domenica, divertitevi, fate i bravi e niente, fatemi sapere le vostre pagelle qui sotto nei commenti.